Ciao a tutti, parliamo un po' di tecnica di tiro. Un po' di tecnica di tiro, ma base. Una cosa molto importante per quanto riguarda l'arco nudo, per aumentare d'altronde un pochettino le vostre performance, i vostri tiri. Calma, zen, fluidità, dinamicità. Queste sono le condizioni migliori per poter tirare arco nudo. Quindi niente essere rigidi, niente essere controlli si fanno solo in allenamento, in gara non si fanno i controlli, si tira con fluidità. Come si tira in modo fluido? In modo fluido si tira in modo tale che io non ho delle rigidità che mi possono far saltare i miei schemi nella mia forma di tiro. Quindi io salto completamente la pretrazione, innesco i dorsali già in questa posizione e vado in ancoraggio. Ora, dall'ancoraggio al rilascio, io non ho altro che da pensare a un'espansione senza effettivamente farla, non è che la faccio, la penso, sento gli allineamenti, sento il punto della grip e rilascio la mia freccia. Ok, non mi metto né a stringere l'arco, né a contrapporre l'arco verso il bersaglio, quindi non ho il braccio rigido. Questo è un braccio rigido che cosa fa? Mi fa arretrare la spalla e me la fa arretrare, la testa dell'omero va ad arretrarsi all'interno della spalla. No, al contrario, io devo estendere la spalla e mantenerla estesa durante la trazione con grande semplicità e il braccio piegato, il braccio solo disteso, quindi spalla estesa, braccio non bloccato. Guardate, vedete? Vado in ancoraggio. Non riuscite, provate con archi più leggeri, provate con l'elastico, ma dovete tirare senza... Io vedo dei rilasci che poi succede l'apocalisse, le frecce partono dappertutto perché siete rigidi. Quindi impariamo a essere più fluidi. L'arco è anche una forma di mettersi in una condizione di capire il proprio stato mentale e il proprio stato corporeo. Quindi è molto bello essere in questa condizione, no? O cercare questa condizione di un buon stato mentale, di una buona condizione di noi nel nostro spazio, no? Che è la propriocezione e il senso cinestetico, no? Queste due cose che sono il nostro sesto senso, oltre ai cinque che già conosciamo, ci permettono di tiro dopo tiro di essere consapevoli di come le nostre fibre muscolari stanno lavorando all'interno dello spazio che ci circonda. È un po' come tanti lo chiamano istinto, ma non è nessun istinto, non c'è l'istinto del tiro con l'arco. C'è invece il senso cinestetico, c'è la propriocezione, che è quella che ci fa fare canestro in qualsiasi posizione, che ci fa colpire la palla da baseball e ci fa fare il lancio millimetrico nel calcio, no? La stessa cosa deve funzionare, anzi sono sicuro che funziona nel tiro con l'arco. Quindi cerchiamo di non essere rigidi, e sto parlando di arco nudo, poi magari tutte queste cose sono minimizzate nell'arco olimpico e magari poi ritorno nell'arco compound. Quindi cerchiamo di non essere rigidi in questa posizione. 1, 2, espansione mentale, ricerca degli allineamenti con i muscoli dorsali e rilascio. Imparate a fare questo. Ecco, questo è un buon esercizio da fare eventualmente alla paglia. Questo è un buon esercizio da fare alla paglia, perché sto cercando di immagazzinare informazioni che mi permettono di essere più consapevole poi durante i tiri a 18 metri o i tiri più mirati all'interno della mia gara. Però dobbiamo cominciare in qualche modo ad aumentare il nostro tasso tecnico.
Il nostro tasso tecnico è sempre quello, che non è più quello che abbiamo imparato nel corso per neofiti. Dobbiamo innalzare, dobbiamo andare a un next level, a un livello superiore, nel quale il tiro diventa tutto globale, diventa nella sua globalità, diciamola così, molto più interessante e molto più introspettivo. Vediamo ancora una volta, faccio il mio string tranquillamente, alto sull'arco dell'altezza degli occhi, scendo, non sto guardando la punta. Ricordiamoci che la tecnica è molto meglio che io guardo il centro da colpire. Io, una volta che alzo l'arco, guardo il centro da colpire e mi disinteresso di dov'è la punta. Non la guardo più, la vedo, ma non la guardo. La vedo ritornare nei pressi del giallo. Quindi parto, si abbassa, ritorno nei pressi del giallo, faccio i miei contenuti, che sono quelli di allineamento con i muscoli dorsali, e rilascio la mia freccia. Avete visto, la spalla dell'arco estesa è rimasta estesa durante la trazione, il braccio è rimasto morbido. Cominciamo ad aumentare il nostro tasso tecnico con queste cose. Io vedo troppa rigidità nel braccio davanti, e questo porta sicuramente nell'arco nudo a una cattiva performance. Scrivetemi nei commenti se vi ritrovate e se avete bisogno di delucidazioni. Sono a disposizione. Ciao a tutti!